caro saluto da Francesco Samani, benvenuti a questo nuovo video. Devo ringraziare veramente tanti di voi. Diciamo subito quale sarà l'argomento del video, così le persone che vanno un po' di fretta potranno sapere già se intendono seguire il video fino alla fine. Allora, io desidero parlare delle serie e successioni numeriche. Questo perché molti di voi giustamente hanno il desiderio di fare, di prepararsi al meglio per la prova preselettiva e hanno un pochettino paura di riuscire a risolvere la serie numerica in poco tempo. Allora, prima di tutto voglio, diciamo, mi interessa ovviamente che il canale abbia successo, però voglio sicuramente fare i ringraziamenti perché io ho sempre messo al centro dell'attività del canale dei video voi. Allora, grazie mille a Laura Cred, grazie mille a Silvia, grazie mille a Floriana Farano che scrive: ma grazie infinite, tutto chiaro, sei un prof modello. Grazie Giovanna Dragonetti, grazie Davide Piccinini, Manuel Caselli, Radice Cubica, Scuola Cultura, Fabrizio Bianco. Grazie mille Tip YouTube, Adesso Web, Andrea Caride, Dirty Best Sound, Bob Verdi, Giorgia Morandi. In ogni video traspare la sua umanità, grazie per la persona che è lei, un vero insegnante. Fanny Lomb, che ci ha scritto tantissimo questi giorni, Giulia Cavalli, Alfredo Boccagna e ancora Giovanna Dragonetti, Ilaria Morini. Ce ne sarebbero tantissimi da ringraziare, ma adesso voglio andare nel vivo della live. Allora, adesso vediamo proprio la teoria di come si costruisce una serie e quindi di come si deve decomporre per cercare di capire qual è il numero mancante. Adesso ve le costruisco di diversi tipi, così cerchiamo anche di creare delle categorie o di creare comunque una tabella di riepilogo per risolvere queste serie numeriche. Allora, 3, 6, 9, puntini puntini. Che sto facendo? Sto sempre sommando lo stesso numero. Più 3, più 3, più 3, più 3. 3 più 3, 6, più 3, 9, più 3, il numero mancante è 12. Quindi serie numeriche che aumentano o possono diminuire di una costante. Tre, sei, dieci, quindici. Che numero manca qui? Adesso la serie sta aumentando o diminuendo in maniera progressiva. Più tre, più quattro, più cinque, più sei. Tre più tre, sei, più quattro, dieci, più cinque, 15 più 6 che vi ho segnato vi darà il 21. Ovviamente potrebbe anche mancare un numero che non si trova agli estremi della serie. Potremmo trovarci in questa situazione anche, trovarci all'estremo sinistro. Cioè ci danno tutti i valori e ci dicono che valore c'è qui, ci chiedono. Ci sarà la rispostina A, B, C, D, eccetera, eccetera, diranno: ma il valore che manca è il 2, è il 6, è il 3? La risposta corretta è che qui dentro c'è il 3. Benissimo. Adesso vediamo quelle un po' più particolari, perché queste serie hanno la particolarità che la relazione che c'è tra un numero e il successivo è la stessa relazione che c'è tra l'altro numero e il successivo ancora. Adesso proviamo a vederne un'altra più particolare.
14, 20, 11, 23, puntini puntini. Allora, in questo caso ci sono due costanti che ho inserito, che sono più 3 e meno 3, perché questa serie qui è l'unione di due serie. 20 più 3, 23 più 3, qui ci sarebbe stato un 26. In quest'altra, 14 meno 3, 11 meno 3, 8. Il numero mancante in questo caso è 8. Quindi questa comincia a essere una serie che è la composizione di più serie numeriche in cui un numero sì e un numero no seguono due diverse leggi. I numeri dispari, il primo, il terzo, il quinto, il settimo, seguono la regola della diminuzione di una costante. 14 meno 3, 11 meno 3, 8. I numeri pari seguono l'andamento di un'addizione di una costante. 20, 23, 26. Andiamo ancora avanti. Non è facile inventarle proprio, insomma, sul momento. Vabbè, questo è facile. 2, 4, 8, 16 puntini puntini. Allora, 2 alla prima, 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta, quello che manca è il 2 alla quinta, ossia potenze di numeri. 2, eccolo, 2 alla prima, 2 alla seconda, che è 2 per 2, ve lo ricordo, da 4, 2 alla terza, che è 2 per 2 per 2, da 8. 2 alla quarta, che è 2 per 2 per 2 per 2, quindi 2 moltiplicato per se stesso 4 volte da 16, ancora per 2, ottengo il 32. Vediamone ancora un altro tipo. Mettiamone almeno 5 di tipologia. Allora, 5, 9, 17, 33. Allora qui ho inserito due operazioni. Moltiplico per 2 e poi sottraggo meno 1. Quindi 5 per 2, 10, meno 1, ottengo 9. 9 per 2, 18, sottraggo meno 1, 17. Per 2, 34, sottraggo meno 1, 33, 33 per 2, 66, sottraggo meno 1, 65. Ecco il valore mancante. Ripeto, non dovete preoccuparvi se il valore mancante può trovarsi, può essere anche un valore che non è estremo, magari manca questo. Ma una volta che noi abbiamo trovato la relazione, sappiamo insomma quale numero andare a inserire, qual è il numero mancante. Quindi abbiamo visto delle serie in cui vi è una regola di somma o differenza di una costante, una somma o una differenza progressiva, una relazione di più operazioni dove i numeri dispari seguono una relazione, i numeri pari ne seguono un'altra, un elevamento a potenza e due operazioni contestuali, il prodotto e la sottrazione. Poi esistono, adesso mi è finita la pagina, non voglio diciamo fare un video troppo lungo perché molti di voi sono indaffarati, stanno lavorando, mi scrivete insomma che il tempo è sempre poco. Allora ve lo dico così a voce, ovviamente poi anche in virtù dei commenti che mi farete posso continuare a fare altri esempi di tutte le serie numeriche possibili, immaginabili, perché ovviamente è un argomento importante. Cioè, sapere che già andrete bene a tutte le serie o successioni numeriche significa che probabilmente andrete bene
bene ad una parte del concorso e vi siete tolti un pensiero. Poi ovviamente c'è tutta la parte metodologico, logica verbale, logica simbolica, ovviamente ce ne sono tanti, problem solving, ragionamento critico verbale, sicuramente possiamo inserire di tutto e di più. Però, ritornando alle serie, ci sono serie in cui il prodotto dei numeri è costante, non ve l'ho fatta. Serie in cui si chiede di scartare i numeri non divisibili per un certo valore, serie in cui si sommano i numeri e si aggiunge una costante, l'abbiamo fatto, per 2 abbiamo sottratto una costante, serie in cui si moltiplicano, si sommano i valori per se stessi e si somme o si toglie una costante. Serie grafiche in cui gli opposti possono essere il doppio e il triplo, serie grafiche in cui si calcola la differenza alla somma dei numeri più esterni di riga o più esterni di colonna, serie grafiche in cui si calcola la differenza alla somma dei numeri più esterni di riga o più esterni di colonna, si divide o si moltiplica per una costante, e così via. Poi può sempre diventare più complesso. Serie alternate di numeri che aumentano o diminuiscono per valori costanti o progressivi. Noi un'alternata l'abbiamo fatta 14, 20, 11, 23, 8. Serie in cui si somma, si moltiplica il primo numero con il secondo per dare il secondo con il terzo per dare il quarto, eccetera, eccetera. Serie in cui si somma, si moltiplica il primo numero con il terzo e si aggiunge o si toglie una costante, il secondo con il terzo e si aggiunge o si toglie lo stesso valore precedente. Scusate se parlo così, ma non voglio far durare il video troppo. Serie che richiedono di moltiplicare i numeri e associarvi le lettere corrispondenti. Serie che richiedono di moltiplicare i numeri e dividere per una costante. Serie che richiedono di moltiplicare progressivamente. Quindi per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7 e così via. Benissimo, io vi ringrazio. Spero di avere sempre tante persone che metteranno il pollice in su e condivideranno il video e il canale. Che dirvi, buono studio. Speriamo di uscire presto da questa situazione difficile a livello sia politico sia di Covid. Un bocca al lupo a tutti. Ciao ciao!